Quella che stiamo vivendo è una fase assolutamente inedita, emergenziale, che riguarda sia il campo sanitario, sia il campo produttivo ed economico. Regione Toscana sta facendo un lavoro eccezionale, importantissimo per fronteggiare il diffondersi del contagio, per irrobustire il nostro sistema sanitario e parimenti ci stiamo muovendo, stiamo lavorando, stiamo incontrando le parti sociali per prepararci a dare un supporto alle imprese, ai lavoratori, proprio per ridurre, contrastare gli effetti negativi sul lavoro imprenditoriale e sul lavoro dipendente di questa grave epidemia. Già da martedì io come assessora al lavoro ho incontrato le parti sociali per definire gli elementi essenziali dell'accordo che andremo a firmare non appena sarà emanato nella giornata di domani probabilmente il decreto legge sui primi interventi urgenti a sostegno delle famiglie, delle imprese e dei lavoratori. Con l'accordo che appunto andremo a siglare con le parti sociali con cui abbiamo condiviso gli elementi essenziali, che cosa potremo fare? Potremo dare un sostegno a tutte quelle imprese che hanno anche pochi addetti, quindi anche meno di 5 addetti, di tutto il settore privato, compreso quello agricolo, che potranno quindi fare domanda e avere anche una retroattività del trattamento a partire dal 10 marzo con modalità snelle. Quindi un supporto per evitare che la riduzione o la sospensione dell'attività derivante dal diffondersi del coronavirus possa trasformarsi in perdita di lavoro per molti dipendenti. Abbiamo chiesto ieri, lo abbiamo fatto come Regione Toscana, come Regione coordinatrice di tutte le altre su questi temi, abbiamo chiesto che in conferenza delle regioni venissero portate avanti delle istanze anche per quanto riguarda per esempio i lavoratori autonomi che dovranno essere equiparati a quelli dipendenti, quindi penso anche alle partite IVA per evitare anche disparità di trattamento e di tutele. Abbiamo chiesto che venga rivista la normativa sulla NASPI, quindi per derogare in qualche modo a quelli che sono i criteri attuali e poter dare un'attenzione particolare ai lavoratori stagionali, soprattutto del settore turistico e agricolo. Abbiamo chiesto che vengano inseriti anche i lavoratori in somministrazione presso la pubblica amministrazione, che oggi sono privi di tutele, cioè in sostanza chiediamo che questi provvedimenti di supporto abbiano veramente una trasversalità, una platea di beneficiari che sia la più ampia possibile. Quindi noi, avendo fatto già questa preparazione, diciamo, degli interventi, saremo in grado di firmare l'accordo un momento dopo dell'uscita del decreto legge. Naturalmente poi sarà l'INPS, anche qui abbiamo chiesto velocità nell'emanazione, a dover presentare, emanare la circolare applicativa, ma insomma tutto dovrebbe avere tempi molto rapidi. Il decreto ci assegnerà le risorse che saranno per Regione Toscana la quota parte dell'intervento complessivo previsto naturalmente per il territorio nazionale, a cui si andranno ad aggiungere per Regione Toscana circa 60 milioni di residui sugli ammortizzatori sociali, che quindi potremo destinare anche questi alla deroga. Quindi io, come dire, sostenendo e ringraziando tutti gli operatori, a partire da quelli sanitari, ma anche penso al settore degli autotrasportatori, a tutti quelli che sono impegnati in questo momento in servizi essenziali e che quindi devono recarsi al lavoro, i reparti produttivi che non vedono interrotta la produzione.
cerchiamo davvero di dare un supporto a imprese e lavoratori per poter come dire, fronteggiare con un pochino più di tranquillità, se non al meglio, questa grave emergenza. Avendo anche la delega alla formazione, ci tengo a dire che abbiamo fatto anche come Regione Toscana un appello alla Comunità Europea per avere delle regole più snelle e più flessibili per l'utilizzo del Fondo Sociale Europeo, quindi per portare avanti tutti quegli interventi formativi che sono in essere, anche per esempio per i ragazzi che sono in obbligo di istruzione, e raccomando l'utilizzo della nostra piattaforma di apprendimento a distanza, Trio, su cui qualunque utente può trovare davvero tantissimi contenuti, sia che riguardano le competenze di base, sia che riguardano competenze, insomma, programmi più specifici. E, vi daremo notizie nuove al momento del recepimento del decreto legge.